I problemi della sanità calabrese continuano ad essere all'ordine del giorno e soprattutto in questo periodo storico che vede tutto il mondo combattere contro il Covid-19, le condizioni degli ospedali non tranquillizzano i cittadini. È per questo che a Scalea è stato convocato un consiglio comunale aperto circa la continuità delle prestazioni del poliambulatorio, alla presenza del commissario dell'ASP di Cosenza, Vincenzo La Regina. Sì, questa sera stiamo segnando un bel momento di democrazia partecipata. Questo consiglio comunale aperto è di notevole importanza vista la presenza di sindaci, la presenza di consigli regionali, ma soprattutto la presenza del commissario La Regina, il neo incaricato commissario alla sanità di Cosenza, per puntare il riflettore sulla necessità di mantenere aperto il poliambulatorio di Scalea e, perché no, parlare anche a 360 gradi di sanità nell'Alto Tirreno Cosentino, quindi affrontando anche il problema dell'apertura al 100% dell'ospedale di Praia. Quello che si deve assolutamente evitare nell'Alto Tirreno Cosentino la spoliazione di tutti i servizi, come sta avvenendo ormai da parecchi e parecchi anni. Quindi l'unico presidio importante rimasto è quello del poliambulatorio per i servizi che offre, quindi neuropsichiatria infantile, CIM, SERT, farmacia territoriale. E tutti i sindaci del comprensorio con me in testa, quale comune che ospita il locale dell'ASP, siamo fortemente motivati a che il poliambulatorio rimanga a Scalea e continui ad offrire i servizi che in modo eccellente offre.